Allora, siamo qui con l'avvocato Roberto Continisio, autore di Accesso alle origini, come ritrovare la propria madre naturale, un libro di nicchia ma non così piccola come pensavo. Intanto, Roberto, sei diventato subito bestseller, come ti senti? Beh, diciamo, è un'esperienza esaltante che devo a te perché, diciamo, io se non fosse stato per te non avrei mai avuto il coraggio di scrivere un libro in prosa, visto che sono un poeta e un giurista, ma non ho mai scritto prosa. Quindi per me è un'esperienza completamente nuova. Beh, fantastico, vedi, non sapevo questi risvolti così personali. Ecco, Sì. sono contento di averti aiutato, di averti portato alla giusta visibilità, ma la verità è che è un libro importante che si rivolge, mi dicevi, a 400.000 persone in Italia. Certo, questa è la stima, diciamo, di massima. È una platea di adottati che non poteva conoscere fino a poco tempo fa la madre naturale. Io sono stato il primo avvocato a consentire attraverso una procedura giudiziaria la possibilità che l'adottato conosca la mamma naturale anche se ha partorito in anonimato. È decisamente una novità importante perché posso solo immaginare che, insomma, le persone vogliano capire chi è la propria mamma, sia una cosa molto effettivamente importante. Ecco, quali sono le strategie che dai nel libro? Quali sono i pensieri che hai condiviso nel libro? Ma guarda, innanzitutto volevo condividere un'emozione, diciamo, perché questo è il lato bello di questa specializzazione, diciamo. Poi occorrono delle strategie molto precise sotto il profilo investigativo e sotto il profilo dell'interpello. Mi spiego meglio. Bisogna prima trovare questa mamma e ci sono delle precise strategie di indagine. Poi bisogna, una volta trovata, interpellarla, cioè chiederle se vuole revocare l'anonimato o meno. E anche questo è un procedimento psicologico molto delicato e molto specialistico, diciamo. Quindi io, bene o male, do le istruzioni ai magistrati e diciamo, agli organi di giustizia affinché eseguano bene queste attività. Ok, perfetto. Quindi chi legge questo libro poi può rivolgersi direttamente a te, al tuo studio legale, per portare avanti la pratica. Sì, anche perché io credo di essere senza superbia uno dei pochi specializzati nella materia, cioè una materia che nessuno conosce e quindi essendo stato il primo ed essendomi specializzato ormai da 6 anni esclusivamente o quasi in questa materia, credo di poter, diciamo, insegnare qualcosa, insomma. Ecco, io credo proprio che chi scriva un libro debba farlo per condividere questa sua esperienza, questa sua unicità, questa sua specializzazione, appunto, della scelta che hai fatto tu. E quindi la mia ultima domanda è questa: perché hai scelto Bruno Editore per pubblicare il tuo libro? Ma perché mi sono innamorato di te, metaforicamente parlando, non ti preoccupare, sono sempre eterosessuale, ma io ero andato al wake up call per fare trading, ho ascoltato te e sono uscito in trance e ho firmato il contratto per il libro, insomma. Quindi, come al solito, uno parte con un percorso e poi strada facendo lo cambia a seconda delle emozioni, a seconda del coinvolgimento, a seconda del feeling che si crea, diciamo. Bene, io ti ringrazio Roberto e vorrei invitare tutte le persone che ci stanno guardando ad andare su Amazon e cercare Accesso alle origini, perché se siete nella situazione descritta da Roberto nel suo libro, sicuramente vi può dare una grande mano e vi potrà seguire personalmente per raggiungere questo risultato effettivamente importante. Grazie a tutti, grazie Roberto per questa chiacchierata. Grazie a te, un Ciao, abbraccio. ciao. Ciao.